Sicuramente, cioè, ma che calma, che state a combinare? Che state a combinare? Che state a combinare a Napoli? Che state a combinare a Napoli, dico io? Che cosa state combinando? Ma che stanno a fare a Napoli? Che stanno a fare? Ma che stanno facendo Osimhen Napoli video? Signori, adesso diamo un po', facciamo un po' ordine su questa situazione, perché secondo me si è sfasciato un Napoli. Si è sfasciato un Napoli e ci sono tutti gli elementi, ma tutti gli elementi. Andiamo a parlare di questa situazione di Osimhen. De Laurentiis, Garcia, Varaschelia, ma soprattutto Osimhen, perché quello che è successo ultimamente l'avete visto tutto. Quindi, prima di iniziare, ragazzi, questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, aperto 24 ore su 24, quindi quando volete parlare di sport venite qua sotto e commentate, io leggo tutti i commenti, rispondo, rispondono gli altri, quindi siete parte di una grande comunità di sport, bar dello sport. Lasciate adesso un bel mi piace, ragazzi, lasciatelo adesso, non dopo, fate un bel mi piace se potete fare questa cortesia, campanella, vi do, ecco, le potete vedere, vi do tutti i link agli altri canali dove sono presente, ci sono questi link del quiz, Quiz Italia, se possiamo aiutare questi ragazzi, una cortesia che vi chiedo io a voi tutti, una cortesia, ogni tanto è bello fare una cortesia agli altri, andare su Quiz Italia e iscriversi dopo, se volete vedere i video, non volete, fate un po' voi. Detto questo, è iniziata questa situazione, sta tarantella, chiamiamola tarantella perché sarà una tarantella, con tutto il rispetto di una città che io amo Napoli, e lo sapete, anche il Napoli mi fa simpatia, sono un tifoso interista, ma il Napoli è praticamente la squadra che ho il cuore dopo l'Inter. Detto questo, ma come fa il Napoli a mettere un video del genere? Che l'abbiamo visto, perché l'hanno pubblicato, quindi l'abbiamo visto, come fa a mettere un video del genere quando c'è già Garcia mezzo out, c'è già lui che è stato sostituito e ha avuto problemi con Garcia, vi ricordate? Due, mettine due di attaccante invece di uno. Cioè, come fai? Come ti viene in mente di mettere un video del genere? Quel video può scatenare anche altre tifoserie avversarie a mettere video così, video sfottò. Cioè, non lo fare, già il momento è particolare, è delicato, andare a mettere una cosa del genere. Adesso la Gazzetta dice che lui si è tolto la maglietta del Napoli, non l'ho capito, insomma nel suo profilo ha fatto che non segue più il Napoli. Dategli torto a sto ragazzo, perché chi ha visto le partite di Osimhen l'anno scorso, lui si butta su ogni pallone, lui ha qualche 20 punti in faccia o magari di più, non lo so quante viti ha, c'è tutto un ragazzo che comunque non si è mai tirato indietro, mai, durante la partita lui c'è sempre, fino all'ultimo secondo. Dategli torto di vedersi trattato così, col presidente che dice ma vale 500 milioni, 300 milioni, 200 milioni, 600 milioni, 120 milioni, solo una gamba ne vale 100 milioni. Già che, ma statti un po' dove stai, stai tranquillo, stai sereno a fare tutti questi discorsi, a metterti questa pressione addosso. Dopodiché, se lui vale così tanto, quindi è il giocatore più forte al mondo, perché uno che vale 200-300 milioni deve essere il giocatore più forte al mondo, dopodiché lo tratti così, lo sostituisci come un niente, da chi? Da Garcia, cioè gli prendi un allenatore che, diciamoci la verità, questo è stato il grande errore del Napoli, cioè andare a prendere un allenatore che non può, non aveva quel pedigree di vittorie che gli dovevi portare. Il pedigree di vittorie ce l'ha Conte, ce l'ha Klopp, ce l'ha Guardiola, ce l'hanno questi qua. Persino Inzaghi ha più pedigree di vittorie di Garcia, perché Inzaghi almeno in Italia ti ha vinto le coppe, ti è arrivato in fine di Coppa Campioni. Garcia ti ha vinto uno scudetto in Francia, ma 10 anni fa, perché dopo gli scudetti scoloriscono. Cioè, Mourinho al pedigree, cioè questi qua hanno il pedigree, questi li dovevi portare, uno che aveva questa situazione a fare, diciamo, l'allenatore del Napoli, già gli porti uno che invece era stato praticamente, aveva finito in anticipo la sua esperienza in Arabia Saudita, ragazzi, in Arabia Saudita, neanche lì aveva finito la sua esperienza, di che parliamo? Ma di che parliamo? Dopo Osimhen stesso parla con Varaschelia si vede ogni volta e l'ha sostituito come se fosse lui il problema, è stato uno dei migliori in campo a Bologna, però sostituito, e la settimana prima sostituito da Zerbin, io neanche sapevo che c'era questo giocatore al Napoli, Zerbin, cioè capite? Cioè tu credi che è più forte Zerbin che Varaschelia, o ti posso servire più Zerbin e Varaschelia? Varaschelia è uno dei 30 del pallone d'oro per quello che può valere, però sicuramente è uno dei più forti giocatori che ci sono in Italia. Anche se lo so anch'io, non segna da tanto tempo, eccetera, eccetera, però ancora più forte di Zerbin c'è, o no? Con tutto il rispetto per Zerbin.
è più forte, ha più personalità in campo, ha più peso in campo o no? Cioè queste cose bisogna dirle, bisogna apparecchiarle. Il Napoli si sta sfasciando da solo, ma io ai giocatori, che alcuni tentano di al solito, quando le cose non vanno, beh, i giocatori, no, gioia mia, troppo facile ogni volta i giocatori, troppo facile. Qualche volta non sono i giocatori, e in questo caso non sono i giocatori. Perché i giocatori, secondo me, cioè, la loro preparazione se la sono fatti, la loro partita a Frosinone se la sono fatti, la loro partita con Sassuolo se la sono fatti, ma dopo, se incominci a vedere che ogni volta che c'è un po' di un problema ti fa queste sostituzioni, questo allenatore, dopo, ma di che cosa parlano? Di che cosa parlano se dopo tu vedi che mettono questi video su piattaforme? Cioè dico, ma che ambiente c'è? Che situazione c'è all'interno del Napoli? Se vedi fare queste cose senza senso. Allora fatemi capire, scusatemi, Lautaro sbaglia un rigore, Giroud sbaglia un rigore, non lo so, Lukaku sbaglia un rigore alla Roma, fate un po' voi, insomma, la propria società mette un video del genere, ma dove, ma quando? Ma quando vedete una cosa del genere? Non la vedrete mai, cioè, ma è una cosa che non ha senso, non ha completamente senso, non sorridi, cioè non gli viene da sorridere a nessuno. Il calcio muove sentimenti particolari. Il calcio è una materia delicata quando sei lì a gestire la comunicazione della tua squadra, ma non puoi fare una cosa del genere. Ma dopo un momento in cui già lui è sotto pressione, scuse, non scuse, vi ricordate? Cioè, praticamente gli dai tutto in mano e dici, hai ragione tu a questo punto. Io non lo so, io cose così con Napoli, una volta che ha vinto, hanno sbandato e mi sto chiedendo, e mi devono scusare tutti i napoletani, mi devono scusare tutti i napoletani, ma adesso mi sto chiedendo anch'io se non è stato un episodio, se la vittoria del campionato è stato un episodio, proprio era un'autostrada libera, c'era Spalletti al massimo, riuscivano tutte cose, però così è, perché viene il dubbio. Perché questa squadra così, se continua così e se Osimhen dice senti a gennaio me ne voglio andare, una cosa del genere, cioè capite che non arrivi neanche tra le prime 4 e le prime 5. Cioè, ragazzi, dove vuole arrivare il Napoli se è così, se è un continuo, uno stillicidio, siamo appena alla sesta giornata, oggi si giocherà la sesta giornata, sembrano passati vent'anni dal momento del quel fischio finale a Udine con la vittoria e tutto. E Osimhen, se ci fate caso, lui quando pareggia con la Lazio, se ci avete fatto caso, lui prende la palla e dice agli altri giocatori andiamo, non festeggiamo, andiamo, perché lui è uno che vuole vincere, lui è uno che si sente quella responsabilità, che la sente quella, che bisogna dare quella garra, però se ti vede scivoloni a destra, scivoloni a sinistra, si vede addirittura lui stesso sostituito, non ha ragione lui. Non metti un altro attaccante perché la devi vincere, ma sostituisci me, come se io sono il problema. Ma io non sono il problema, perché il rigore l'ha sbagliato anche Maradona, ragazzi. Una volta sono usciti fuori dall'Europa League, dalla Coppa UEFA, se non ricordo male, perché Maradona sbaglia un rigore. Ma chi gli dice niente? Lo sbagliano tutti i rigori, l'ha sbagliato Platini, l'ha sbagliato tutti, Van Basten, tutti, non c'è giocatore che non ha sbagliato un rigore. Quindi, di che parliamo? Di che parliamo? Io l'ho vista la partita Bologna-Napoli, gli arrivavano pallonate addosso, non è che gli arriva una palla bella in profondità o un bel cross di quello pulito, niente, gli arrivano pallonate addosso, diamogli la palla e vediamo che succede. Ma com'è? Ma mandate via, ma veramente ragazzi, io adesso la situazione si fa dura per il Napoli e per Osimhen, si fa dura perché quando due si lasciano, quando l'amore finisce, non ritorna più, no, raccontiamoci la favoletta, assolutamente, non ritorna più, cioè a un certo punto si chiude, bisogna andare a strade. Adesso voglio vedere De Laurentiis com'è, 150 milioni un piede. Ragazzi miei, a questo punto, che dopo anche tutta l'estate, Osimhen se ne va, Osimhen resta, Osimhen se ne va, Osimhen resta, Osimhen se ne va, Osimhen resta. Cioè, o non hai ricevuto quell'offerta veramente da 180-160 milioni che volevi, o non hai ricevuta quella, oppure non c'è stata nessuna.
Non c'era voglia, non lo so, confusione. Napoli, mi dispiace, però si sta sfasciando sta situazione, ragazzi, si sta sfasciando sta situazione giorno per giorno. È meglio che la rimettono, è meglio anche che Garcia, diciamo, ce la può pure tutta, perché questo qua, secondo me, anche lui, cioè anche come si pone, se Baraschelia ti dice questo, se Osimhen ti dice quello, vuol dire che anche durante gli allenamenti non hai preso la squadra come dovevi prenderla. Hai voglia di dire chiunque sarebbe arrivato? No, quando è così devi prendere, sei campione d'Italia, devi comportarti da campione d'Italia e prendere un campione. E questo campione, secondo me, non era Garcia, erano altri, c'era la possibilità che fossero altri, altrimenti ti prendi un giovane bello, senza un passato come quello di Garcia, perché va a vedere Garcia quante volte è stato esonerato, ragazzi, veramente, cioè, ma che state a combinare a Napoli, dico io, che cosa state combinando? Dai, chiudo qua, perché rompere un giocattolo così, vi ho messo i video, seguitemi, c'è lo sport, il quiz, se mi potete fare la cortesia iscrivetevi a quella del quiz, perché mi fa piacere aiutare delle persone, se potete aiutare me ad aiutare mi fa piacere. Detto questo, ragazzi, alla prossima, ciao ciao.